Buongiorno ragazze, come state? Come va? Tutto bene? Rieccomi con un altro video, spero che vi faccia piacere e che dire che vi faccia compagnia. Allora, qui mi vedete in bagno, mi stavo sistemando perché dovevo andare praticamente a prendermi le analisi, il risultato che avevo fatto delle analisi. E infatti domani mi tocca anche dalla dottoressa. Vabbè, questo è un'altra storia. Comunque ragazze, qui ero in bagno, mi stavo dando una sistemata in faccia, mi stavo truccando, e allora perché non accendere la fotocamera, così le ragazze mi fanno compagnia mentre mi trucco, perché la mattina non è che ho tanta voglia di truccarmi. E niente, adesso ragazze vi lascio al video, e che dire, vi mando un bacio e spero che vi piaccia ragazze. Ciao!
cominciamo un altro vlog. Dove sono? Sono in cucina praticamente. Adesso mi metto e mi ordino la cucina e mi lavo i piatti. E poi dovrò andare a piegare i panni. Sono indecisa di mettere oggi la lavatrice, aspettare fino a domani perché si riempirà troppo. E poi vedremo. Mi sa che ho dei prodotti da mostrarvi che ho finito. Come vi ho detto, io non farò più il video dei prodotti finiti, ma inserirò i prodotti che ho finito in un video pulizia, praticamente così non è noioso. Bene ragazzi, adesso mi metto dietro il mio sfondo del mio bel frigorifero americano e gli faccio la cucina.
Eccomi di nuovo ragazze, dopo aver riordinato tutta la cucina, mangiato un bel gelato che ci voleva, adesso andiamo a piegare i panni in cameretta, anche se veramente è un disastro perché dobbiamo imbiancare, sto risistemando casa, togliendo alcune cose che non mi piacevano, mettendo altre cose. Beh ragazze, poi vi farò vedere. Adesso andiamoci da qui, che già qui è finita lavata tutta quanta, adesso passo in cameretta e mi piego i panni.
Buonasera ragazze, come state? Tutto bene? Io ho finito adesso, pochi minuti fa, di riordinare la cucina e prendere i panni dallo stendino, piegarli, mangiarmi un bel gelatino e praticamente adesso sono qui perché, come vi ho detto, io non farò più il video dei prodotti finiti perché prima di tutto ammucchiavo tanti detersivi in verandina. Essendo la mia verandina molto piccola, io non riuscivo più a starci. Allora ho deciso di fare ogni 2 settimane un video dove infilerò i prodotti finiti. Adesso vi mostro i prodotti che ho finito io in queste 2 settimane. Allora, il primo prodotto, incominciamo dal gene intima, che poi qui c'è il secchiello che stanno altri prodotti lì dentro. Allora, il primo prodotto che ho finito è per i capelli ed è una crema per i capelli di Cidella Salzing, ragazze, dato che io non uso né piastre né arriccia capelli perché sinceramente sono come dire, una pigrona, non mi piace stare lì con la piastra a stendere, mi dà letteralmente fastidio. Per fortuna ho un capello che come lo tocco si arriccia da solo. Dopodiché il prodotto in questione è questo qua della Salzing, credo che lo conosciate tutti. Per i capelli ricci, ragazze, io ne metto 2 goccine sulla mano e a testa in giù mi lavoro i capelli con questo prodottino qui. Ve lo consiglio perché è ottimo, io lo trovo ottimo. Poi ho finito un siero per il viso. Questo l'ho comprato alla Sien, alla Lid praticamente, è della linea Sien ed è questo siero qui che io metto prima della crema idratante e prima del contorno occhi. L'unica pecca che c'ha è che non arriva alla fine, rimane sempre un po' di prodotto perché lui praticamente non riesce a buttare il prodotto. Ne ha puntato l'uovo adesso. Dopo che oggi mi ha fatto impazzire, vabbè. Poi, un altro prodotto che io ho finito anche per il viso è questa skin care per i punti neri della Garnier. E ha i carboni attivi contro i punti neri ed è questo qui, ragazze, che si mette mento, naso e qui sulla fronte, praticamente lo metto fino a qui, come sta qui praticamente in foto. Io lo trovo fantastico perché toglie le cellule morte del viso. Poi un altro prodotto che ho finito, ma non è per moi, ma è per la casa e per la biancheria, si chiama Capricci ed è alla profumazione Argan. Questo lo trovate a Eurospin, è un profumo a biancheria e deterge la casa, si può mettere sia in lavatrice che nel secchio dell'acqua per lavare a terra. Io l'ho provato in tutti e due i modi ed è fantastico. Di questo c'è un'altra fragranza ed è con il Pegasin azzurro, io quello non l'ho mai provato, ma se ci andrò a Eurospin comprerò uno e uno perché lo voglio provare e vedere com'è. Allora, 2 settimane fa, 2 o 3 settimane fa, hanno fatto una promozione a quel sapone, ho visto lo svelto che stava a 99 centesimi, me ne sono presi 2. Questo che ho finito è un antibatterico che è alla menta secca, se a menta selvatica, sì, a menta secca, vabbè, ragazze dai, vabbè, lasciamo correre, la corriamo su questo. Allora, la menta selvaggia si secca di nuovo e al limone, vabbè, gli occhiali non bastano più, questo qui. Ce n'è ancora un pochino che mi sa che andrò a finire domani, perché non me ne ero accorta. Poi, passiamo sempre dai prodotti, poi andiamo. Ho conservato anche qualche prodotto mangereccio, adesso faccio anche così, conservo anche i prodotti mangerecci, così vi do una dritta. Allora, ragazzi, non credo che questo detersivo sgrassatore lo conosciate in tante. Io lo uso da una vita, ma da una vita veramente. Lei si chiama Calinda. È un come il Vim, però ragazze, se io dovessi preferire tra il Vim e Calinda, preferisco Calinda perché lei è uno sgrassatore che sgrassa, pulisce e deodora e ha il profumo di limone. E ci potete pulire qualunque cosa, le pentole e il bagno,
le posate, la cucina e anche il forno se vi va, ed è veramente fantastica. Io ci sgrasso tanto le pentole con questa qui, ve la straconsiglio. Non la trovate nei grandi supermercati, perché ci ho provato io, non c'è nei grandi supermercati. Io questa l'ho trovata dai cinesi, non tutti credo ce l'abbiano, però ragazze, per me è un prodotto valido che è top, non viene mai bocciato, perché lo uso sempre 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 e mi piace tanto. Io ve lo consiglio, se lo trovate provatela, perché è un prodotto eccezionale. Poi ieri una signora mi ha domandato come lavo il bucato e quali detersivi uso. Bene, uno dei detersivi che adesso ho finito dopo tanto tempo, ragazze, che mi ci sono trovata bene, questa è la seconda volta che io la compro, e formula concentrata lavatrice in classico, in questa mi lavo anche i moci a mano, ed è il detersivo Nonna Papera. Ragazze, questo è 4 litri e 4 litri ed è quasi 57 lavaggi. Allora, io vi dico subito che io questa la uso solo per i capi scuri, e per i capi scuri, colorati, fiorati, e non lo uso per i capi bianchi, tovaglie, tovagliori, strofinacce, non toglie le macchie di caffè, perché io preferisco usare praticamente l'avvino e Dixan in polvere con ace denso blu, che io quello ci metto anche, per esempio, in una vaschettina ci metto gli strofinacci a bagno, un giorno li metto a bagno, così sgrassano, tolgono ad esempio il sugo, il caffè, e le macchie come il trucco, per esempio quando vi strucco c'è cioè il fondotinta, si macchiano le asciugamani, li metto un po' a bagno. E questa, ragazze, è un valido prodotto, e poi è molto conveniente perché non costa tanto e il suo lavoro al bucato lo fa, ed è 4 litri, ragazze. Poi andiamo sempre in ambito detersivi, caduto un attimo, ragazze, ho finito, sicuramente credo che lo conosciate tanto, per le cucine in acciaio, per il lavabo in acciaio, comunque altre cose in acciaio, io vi consiglio lo Smac Brillacciaio. Questo qua è molto valido, io lo uso da sempre, da una vita, anche se ho usato le sottomarche pure dell'Eurospin, però a lui non ci arriva nessuno, ed è sgrassa a fondo, fa brillare a lungo, ed è per la cucina e il lavabo in acciaio, ragazze, e anche per le pentole, io lo uso anche a smacchiare qualche volta le pentole. Poi, ragazze, che l'ho finito, e quanto riesco me ne dovrò comprare due altre, che mi sa che me ne è rimasto uno, non lo so. Questo per il WC Net, novità, azione completa, schiuma superficie, efficace, igienizzante, profumo continuo. Questo qui io lo metto nella water, cioè sì, nel water, nel WC, vabbè, avete capito praticamente, e ha questo pegaggio qua, che secondo la profumazione che usate i fiorellini cambiano, se al limone c'è i fiorellini gialli, se ha un altro colore, non lo so, me lo sono scordato, l'altra profumazione com'è, ha i fiorellini azzurri, e questo c'ha i fiorellini rosa, ed è fantastico. Io ho finito, poi ho finito. Allora, io di detergenti intimi non ne uso da supermercati, perché sinceramente non mi piacciono, perché sono molto profumati per il pH mio della pelle. Io mi ci trovo bene con la Sound Gel, però non la Sound Gel profumata, perché ce ne stanno tanti tipi, li ho provati e mi danno un po' fastidio. Io uso solamente questa qui, che ha pH 3,5, è ottimo, questa me l'ha consigliata tanto tempo fa la mia ginecologa, e sinceramente non mi ha dato mai nessun problema, nessun fastidio. Io la pago, ragazzi, in farmacia 9,50 euro, quello grande, poi mi sa che c'è anche il formato più piccolo, che tanto così, che sarà sulle 6 euro, mi pare, non lo so, ma io prendo sempre questo che ci dura di più. Poi, un attimo, ragazze, mi avvicino.
insieme i prodotti. Per il corpo io ho finito praticamente due leocreme che mi sa che sono totalmente uguali e non me ne posso tutte e due. Allora, io ho finito la leocrema crema corpo nutriente, nuova formula, 48 ore, all'olio di mandorle e pantenolo. Queste qui che stavo a guardare l'altra, che è col dosatore, io questa la trovo molto più comoda, e questo di prodotto è 500 ml, è grande, io ci duro tanto con questa qua, è una crema corpo, io uso o questa o la Nivea, però adesso avevo questa da finire e niente, ho finito questa qua, ve la consiglio perché lascia molto la pelle liscia. Io l'estate, ragazze, non la uso perché con il caldo mi sento appiccicare, ma tanto. L'altra che uguale a lei è una crema fluida nutriente, sempre 24 ore, pelle secca, e sempre all'olio di mandorla, questa è 400 ml, è più piccola praticamente, ragazze, a confronto, e sì, è un pochino più piccola. Poi ho finito il mio tonico vitalizzante, ragazze, io sono andata in fissa con questo tonico, che sia compro sia il tonico che il latte detergente, e ai fiori di loto sacro per pelli normali e miste. Questo qui, ragazze, che io la mattina quando mi alzo mi lavo il viso, e no, passo prima il latte detergente su un batuffolo di cotone, poi mi lavo il viso, poi ci metto lui e poi continuo con praticamente due gocce di siero, la crema idratante e il contorno occhi, e la pelle è bella che idratata. Poi ho finito il mio shampoo della Pantene 3 in 1, questo è uno shampoo balsamo a trattamento, chi per esempio non ha tempo di mettere lo shampoo, di mettere il balsamo, questo è un prodotto valido della Pantene, che è anche trattamento, è come se mettessimo 3 prodotti in 1. E niente, è questo qui della Pantene per i capelli ricci, ragazze, io lo trovo fantastico, anche se una volta usavo il New Dimension, però poi mi ha cominciato a dar fastidio e l'ho accantonato. Ah, un altro detersivo, ragazze, che ho finito, mi sta prudendo il naso, che ho finito, è questo dell'ACE, sempre della famiglia dell'ACE, sono le salviettine igienizzanti con alcol e senza candeggina, senza risciacquo. Allora, ragazze, questo è per l'igiene di tutti i giorni, per lavare, per passare il WC. Cioè, non dico che non lo dovete lavare, però dopo che l'avete lavato lo potete passare come faccio io con queste salviettine qua, che sono sia per il WC, per il lavabo, per il tavolo, specchi, biciclette, carrelli, maniglie e tutto quant'altro, ragazzi. Sono queste qua dell'ACE. Io, ragazzi, con queste ci igienizzo anche il secchio della pattumiera, quello a piccolo dove butto tutto, perché avendolo fuori io, perché c'ho lo spazietto suo, ogni giorno me lo disinfetto con una salviettina di questa e poi li vado a mettere la, così dice, la busta, e poi li vado a mettere la busta, mi sto già impappinando. Poi ho finito questo deodorante della malizia, che mo dovrò andare a Conad a ricomprarmene qualcuno, perché io quando non uso i profumi e vado di fretta uso il profumo d'Intesa della Malizia. Questo è Sensual Blu ed ha, ragazze, un buon profumo e si sente proprio questo qui. Io ne uso tantissimi, tanti profumazioni, proprio tantissime profumazioni. Adesso, finito con i detersivi,
andiamo sul settore mangereccio, ragazze. Allora, io l'ho ricomprata, rifatta e andata via. È una torta molto facile da fare, la fate in 10 minuti se non avete tempo, se non volete accendere il forno perché fa caldo e avete ospiti che devono venire, in 10 minuti fate un dolce. Cioè, stanno di tutti i gusti e tutti i tipi. Io vi dico che ho preso questo perché mi piaceva il limone e perché è buona e anche fresca, ed è questa qua della Cammeola irresistibile torta al limone. Cioè, in questa torta ci dovete voi aggiungere solo due ingredienti e praticamente aggiungete 300 ml di latte e 75 g di burro. Ragazze, è buona, io ve la consiglio. Infatti io questa l'ho presa perché l'ho vista in un altro svuota la spesa di un'altra YouTuber. Mi ha intrigato quando sono andata al supermercato, l'ho cercata perché la sono andata a cercare, l'ho trovata e me la sono presa. Infatti, ragazze, ci stanno i gusti, e questa qui irresistibile cheesecake, la cheesecake, ecco, adesso mi è venuta, la cheesecake, questa qui, ai frutti rossi. Poi c'è quella torta allo yogurt, ma forse mi intriga a comprarlo, però la prossima volta voglio comprare il tiramisù. Il tiramisù voglio comprare. Questa allo yogurt e poi c'è questa irresistibile al tiramisù. Ed è questa qui. Mi sa che la prossima volta che vado compro questa perché la voglio provare. Questa la lascio un po' perché questa è già la seconda che compro, sennò poi si comincia a prendere a noia, ragazze. E non va bene. Poi di roba mangereccia ho preso per prova, ma sinceramente non mi sono piaciuti affatto. Voi direte, ma sono della Mulino Bianco? Sì, sono della Mulino Bianco, però a me non sono piaciuti. Li ho visti molto, come si dice, pastusi, nel senso che si incollavano i denti, non mi piacevano, non mi sono piaciuti neanche il sapore. Sono i pancakes della Mulino Bianco, queste qua, ragazzi, a me non sono piaciute. A me piacciono più quelle là dell'American, quelle là con che sono trasparenti e azzurre, non so se le avete presenti, adesso ve le mostro. A me piacciono queste, ragazze, sono uguali i pancakes, no? Però a me piacciono più questi qua, sono in mini porzione, non li ho finiti, sto mostrando solamente, ce ne sono due in porzione. Certe volte l'inverno me li riscaldo, l'estate no, l'inverno li riscaldo un po' con un po' di burro e si fanno molto più soffici. Bene, ragazzi, aspettate che la mollo lì, lo conservo. E poi un altro prodotto che ho finito, che mi sono piaciute tantissimo, sempre della Mulino Bianco, che ho ricomprato, sono queste nastrine al cioccolato delicato gusto di pera, e hanno i chicchi di cioccolato, sono buonissime, ragazze, queste qui della Mulino Bianco. Io ve le consiglio, non quelle semplici, queste qua con i chicchi di cioccolata, e hanno anche le pere dentro, e sono buonissime. Bene, ragazze, mio mini prodotti finiti finisce qui. Che dire, io vi mando un bacio, lo vedrete mettere in una continuazione in un altro video. Spero che vi sia piaciuto. E che dire, ragazze, se questi prodotti li avete comprati anche voi, se li avete provati, scrivetemi nell'info box e fatemi sapere se per voi sono stati dei validi detersivi, prodotti della pelle, cura igiene intima come questo qui. Cioè, ditemi se anche voi vi siete trovati bene, benissimo, non lo so, se avete anche il vostro prodotto che non vi è piaciuto. Non è che io questi li boccio, non mi hanno detto niente praticamente. Allora, ragazze, questo io lo introdurrò in un altro video, non vi dico niente perché non so ancora in che video metterò questa serie. Ci vediamo presto. Ciao!